Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo le cacce su Final Fantasy XVI perché dopo aver completato l'ultima caccia, ovvero il Behemoth dell'altra volta, mi sa che se ne sono aggiunte delle altre. E questa cosa in realtà è un po' particolare perché cioè, si stanno aggiungendo come... Esatto, vedete, se ne è aggiunta un'altra. Il distruttore senza padrone. Addirittura, questa non me l'aspettavo. L'esercito waludiano catturava e addestrava tali bestie al fine di ammaestrarle, ma nel caso di questo specifico esemplare i tentativi sono cessati da lungo tempo. Non sappiamo se i suoi carcerieri abbiano finito per tramutarsi in Akashic o se siamo stati sbranati o se siano stati sbranati dalla belva una volta liberatasi dai suoi legacci, e non lo sapremo mai. Quel che sappiamo è che chiunque fosse a conoscenza delle parole giuste per placare la sua furia non è più tra noi e che dovremmo farci bastare le maniere forti. Quindi ci troviamo praticamente a Walud e siamo nella stessa zona dove appunto le ammaestravano. Ma nel caso di questo specifico esemplare non sappiamo... Quindi è praticamente dentro Walud, ma non sappiamo di preciso dove. Non sappiamo di preciso dove, quindi sarà una bestia selvatica questa. E ce ne sono due, tra l'altro, qui disponibili, quindi non sappiamo effettivamente... Le side quest le abbiamo completate, vedete, missione nelle vicinanze è completato. Però non sappiamo effettivamente dove possa trovarsi, perché... Qui già ci siamo stati, in realtà. Io cerco di controllare tutte queste zone così, perché qui ci sono... possibilità maggiori di trovare dei nemici. Però è una bella sfida questa, perché potrebbe trovarsi ovunque, cioè non ci ha dato una precisa posizione, ci ha detto solo che li ammaestravano, quindi a me la cosa che può venire in mente è magari questa zona. Però, boh, vedremo. Partirò probabilmente dall'inizio, da qui, e girerò col Chocobo tutto il tempo fino a quando non lo troveremo. Amen. Ok, ragazzi, ci siamo. Mi sa che il nostro ricercato si trova lì. E il caso vuole che si trovi, proprio nella parte finale di Vidar Grace. Quindi proprio qua. Per cui era, diciamo, giusta l'idea del fatto che loro ammaestrassero le creature nella conca. Ed è fortuna vuole che io, anziché cominciare dalla parte, diciamo, della Costa Ombrosa, mi sia teletrasportato nella zona finale per dire facciamo una sorta di percorso all'inverso. E quindi sì, ragazzi, ci siamo. È lì il nostro avversario. E credo che, tra l'altro... Cioè, anche questo è un altro Behemoth, solo che non lo so, forse è un'impressione mia, ma io lo noto più grosso. Io non lo so, mi sembra che sia più grosso, o forse no, è una mia impressione. Re Behemoth! Guardalo, fiero proprio. Incredibile. Oh oh. Allora, il moveset è praticamente identico, se non magari per qualche mossa che ha in più. Però il moveset mi sembra lo stesso degli altri Behemoth che abbiamo affrontato, sia quello che abbiamo affrontato durante la storia che anche l'altro nell'arena. Però mi sembra, ripeto, mi sembra leggermente più grosso. E questa secondo me è la differenza. Almeno al momento mi sembra questa la differenza. Ecco, e poi il fatto che abbia questo attacco 4 cavalieri che... Oddio! Non capisco cosa mi abbia fatto tutto quel danno in una volta sola.
Aia. No. Fallito. Non mi ha schivato. Non mi ha schivato. Non mi ha schivato. Che sfiga. Che sfiga. Non mi ha schivato. Vabbè, non è difficile comunque da buttare giù. È semplicemente io che ho sbagliato e mi ha tolto tutta la vita in un colpo solo. Non so perché, tra l'altro. Cioè, non ho visto l'attacco, non ho visto nulla praticamente, quindi, vabbè. Niente, questo attacco è difficilissimo da schivare. È veramente difficile perché praticamente coincidono. Coincidono praticamente tutti. Vedete, il moveset è praticamente identico a tutti gli altri. Poi livello 47, ecco, probabilmente è quello che un pochettino è quello che un pochettino può effettivamente far male, perché giustamente niente, questo qua veramente è quasi impossibile da schivare. Perché praticamente tutti. Oh, oh, porca miseria. Ecco, non avevo pronto il parry e volevo parriare. Perché sono un deficiente. Oh cacchio. Mi è incazzato proprio come una bestia. Sei trovato. Vedi, la cosa giusta è andare in uno. La cosa giusta è andare verso uno. Madonna mia! Porca miseria! Madonna mia! Ecco, questi attacchi per esempio non me li aspettavo. Questi attacchi non me li aspettavo, perché gli altri Behemoth non me li hanno fatti, però lui essendo comunque il re, giustamente, è più figo degli altri, no? Quindi dici giustamente. Olè, che chiusura! Adoro quando mi riescono queste chiusure così molto stylish, alla, per dire un termine, alla Devil May Cry. Oh, ricalco, ceppo per Behemoth anche in questo caso, e quindi ce l'abbiamo fatto. Non era alla tua altezza, Torgal. Anche questo lo abbiamo buttato giù. Certo, mi è dispiaciuto essere crepato lì come un totano, ma ripeto, non ho capito che cosa è successo. Cioè, non ho capito dove ho preso tutto quel danno in una volta, però fortunatamente è andata. Ragazzi, alla prossima.